Salve a tutti, bentornati nella nostra cucina. La ricetta che andiamo a fare oggi è un risotto con pecorino e fave. Allora, partiamo subito dai nostri ingredienti. Ovviamente il riso granaroli, pecorino, delle fave fresche, limone, barbabietola rossa, cipolla, uova, burro e olio. Per prima cosa andiamo a prendere un pentolino dove andiamo a mettere un po' di acqua, dove andiamo a cuocere le nostre fave. Riempiamo d'acqua. E portiamo ad ebollizione. Secondo passaggio, partiamo subito con la cottura del riso. Quindi, filo d'olio in padella. Un po' di cipolla tritata. Andiamo a tritare finemente. Un pochettino direi che basta. Andiamo a buttare il nostro olio. Facciamo rosolare e andiamo subito a tostare il nostro riso. Ricordiamo sempre che questo è il riso granaroli, ideale per risotti. Ok. Diciamo che questo è un passaggio molto fondamentale per la riuscita di un buon riso. La tostatura, diciamo che è un passaggio molto fondamentale. Ci serve per mantenere l'amido, no? All'interno del proprio chicco, in modo tale che non va a uscire durante la cottura e i grani non si vanno a sfaldare durante la cottura. Quindi più lo andiamo a tostare e meno cremoso risulterà il nostro riso alla fine, proprio perché abbiamo creato una buona crosticina al chicco stesso e non gli permette di far uscire l'amido. A questo punto direi che ci siamo. E aggiungiamo del nostro brodo vegetale che abbiamo fatto in precedenza con sedano, carote e cipolla. Iniziamo la nostra cottura aggiungendo del brodo poco alla volta e nel frattempo ci andiamo a sgusciare le nostre fave. Queste sono fave di stagione, ovviamente, periodo suo. Ecco qua, io già me l'ho preparato un pochino in anticipo. L'acqua bolle, vado a salare. E vado a immergere le nostre fave. Cottura velocissima andiamo a fare in modo tale che poi li andremo a sgusciare molto facilmente. Qua intanto abbiamo preparato dell'acqua fredda e ghiaccio dove andiamo a scolare le nostre fave. Andiamo subito a bloccare la temperatura in acqua fredda e ghiaccio in questo modo, in modo tale che rimangano sempre belle croccanti e non perdono mai il loro colore verde. Ok, le nostre fave sono cotte e ora le andiamo a sgusciare.
facciamo raffreddare un poco. Andiamo a togliere questa cosa qua. E ce le sistemiamo da parte, in questo modo qua. Ok, le frave sono pronte, adesso li vado a insaporire. Vado a mettere una ciotola, gli vado a mettere dell'olio extravergine d'oliva, del sale, uno spicchio d'aglio, in questo modo qua. Gli diamo una bella mescolata. E li lasciamo marinare. Questi qua poi li andiamo a mettere alla fine del riso. Nel frattempo che il riso va avanti, aggiungiamo dell'altro brodo. Mi vado a tagliare la rapa. Faccio delle fette in questo modo. Tipo una dadolata faccio. Questo diciamo che sarà la nostra guarnizione del riso. In questo modo qua. Direi che bastano e ce li lasciamo da parte. Stessa cosa facciamo con il pecorino. Andiamo a tagliare una fetta sottile in questo modo qua. Il resto andrà grattugiato nel riso per la mandicatura. Prendiamo la buccia. E facciamo stessa cosa per il pecorino. Ok, e li lasciamo da parte in questo modo. Le fave le abbiamo, il pecorino l'abbiamo tagliato, la rapa rossa idem. A questo punto prendo un limone, lo taglio a metà in questo modo, e un po' del succo di limone lo vado ad aggiungere nel riso per dargli un po' di acidità. Perché abbiamo tutti ingredienti dolci. Nel frattempo il nostro riso va avanti di cottura. Ci andiamo a grattugiare del formaggio che ci servirà dopo. Questo qua è un piatto super classico, ma io poi ci ho dato un tocco di mio, che poi alla fine andate a vedere. Ok, direi che basta. Vediamo la cottura del nostro riso, che sta andando avanti. A metà cottura li vado ad inserire metà delle fave che abbiamo preparato prima in precedenza, in questo modo qua.
un po' ce li teniamo da parte e li andiamo a mettere alla fine dopo. Il nostro riso è quasi pronto. Spegniamo e fuori dal fuoco andiamo ad aggiungere il nostro burro ghiacciato, che ci consente di fare lo shock termico e dà più voluminosità al nostro riso. Andiamo a tagliare in piccoli pezzi, aggiungiamo al riso, mescoliamo. Aggiungi il pecorino grattugiato. Mescolo bene. E già si iniziano a sentire tutti i profumi. Metto un goccino di brodo ancora. E direi che ci siamo. Passiamo all'imbiettamento. Prendiamo il nostro piatto. Ultima girata e andiamo a imbiettare. Ok, ci diamo un colpo sotto in modo tale che lo andiamo a appiattire. Poi sopra ci andiamo a distribuire le nostre fave crude, che sono rimaste belle croccanti e verdi in questo modo qua. La nostra rapa rossa. Il nostro pecorino. In questo modo qua. Una bella spolverata di pepe. Questo modo qua e alla fine vado ad aggiungere l'ingrediente segreto, quello che vi dicevo prima, il tuorlo d'uovo, che alla fine il commensale andrà tutto a mischiare e formerà una crema in questo modo qua. Andiamo a mettere un po' di erbette per decorare. Il prezzemolo. Della menta. Ecco qua, e il nostro piatto è pronto. Riso, fave e pecorino. Buon appetito! Bentornati a tutti, oggi andiamo a preparare un sorbetto alle fragole, una ricetta molto semplice, come al solito, e velocissima, che tutti potete fare a casa. Gli ingredienti sono delle fragole, dell'acqua, dello zucchero, della vodka
e della menta. Per prima cosa prendiamo l'acqua, andiamo in un pentolino, la versiamo dentro insieme allo zucchero, in questo modo, e la portiamo ad ebollizione. Quando arriva ad ebollizione continuiamo la cottura per un minuto, ci diamo una mescolata e la facciamo andare. Nel frattempo andiamo a tagliare le nostre fragole. Tagliamo il picciroro e li andiamo a dividere solo a metà, in questo modo. La fragola naturalmente può essere una variante, naturalmente possiamo usare tutti i tipi di frutta a polpa, tipo il melone, la pesca, e vi assicuro che il risultato è sempre lo stesso. Tagliamo in questo modo. Salve, salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, chef, cosa stiamo preparando stamattina? Oggi stamattina stiamo facendo un sorbetto alle fragole. Dato che è periodo di fragole, abbiamo deciso di fare un sorbetto alle fragole. Perfetto. Che dopo un pasto, soprattutto a base di carne, ci sta benissimo. La frutta sì, poi frutta di stagione, quindi è meglio sempre usare roba di stagione. Sempre. Quindi siccome è periodo di fragole andiamo a usare le fragole. Andiamo ad abbassare i nostri costi, in più abbiamo una materia prima ottimale. Perfetto. Guardo che bolle, cosa hai messo dentro? Qua abbiamo messo dell'acqua, 100 grammi di acqua e 100 grammi di zucchero. Perfetto, è meglio mezzo... dare le ricette a chi ci segue. Per mezzo chilo di fragola più o meno. Perfetto, quindi 100 grammi di acqua, 100 ml di acqua. 100 grammi di acqua e 100 grammi di zucchero. Quindi bisogna misurare. Peso uguale, acqua e zucchero, e mezzo chilo di fragola. Perfetto. Che stiamo tagliando a metà in questo modo. Così chi ci segue capisce meglio cosa andiamo a fare. In effetti sì. Tagliamo il picciroli, li tagliamo a metà. E poi, quindi fragola mezzo chilo abbiamo detto. Mezzo chilo di fragola. Perfetto. Qualcuna la lasciamo intera. Così, in questo modo, la andiamo ad aggiungere alla fine per guarnire il nostro piatto. Perfetto. Ci siamo quasi. Abbiamo letto 100 grammi, 100 grammi di zucchero, portiamo in ebollizione. Dopo l'ebollizione, quando deve rimanere ancora? Un minutino che restringe. È passato. Lieviamo dal fuoco. Perfetto. E aggiungiamo dentro le nostre fragole. Le nostre fragole. Così a freddo, senza cottura. Poi prendiamo il nostro mixer, accendiamo. Una cosa importante, non andiamo a frullarlo del tutto, andiamo ad immersione così, alziamo e abbassiamo. L'importante è che ci rimangono dei pezzettini poi, no? Quindi perché si sente in bocca il, che si della sente proprio il pezzo della frutta. Perfetto. Lo rendiamo proprio in modo artigianale al massimo. In questo modo qua. Così quando andiamo a immergere con l'acqua e lo zucchero, quindi si addensa. Si addensa, sì, con la corposità della fragola va a creare una cremina. La gente a casa spesso è spaventata, no? Cos'è un sorbetto? Invece è una cosa semplicissima da fare. Perfetto, quindi è meglio che spieghiamo queste cose così la gente che da casa... Può provare a farlo da casa. No, può, deve provare, deve farlo. Noi gli diamo l'idea, poi sta a loro provarci, diciamo. Basta, io direi basta. Quindi l'hai fatto in modo grossolano, quindi se glielo fai vedere... C'è rimasto, sì, qualche pezzettino dentro. Quindi si sente la fragola pure quando... Sì. Questo lo prendiamo qua. Poi l'andiamo a mettere in un misurino, così. Ok. Perfetto. Questo lo spostiamo qua. E poi lo andiamo a mettere negli stampini del ghiaccio. Che tutti avrete a casa. Una cosa importante è non fare dei, diciamo, dei cubetti troppo grossi, perché dopo capirete il perché. Andiamo a riempire tutto in questo modo.
vedi le pezzettine di fragole che sono perfetto, che si vedono. Vedi? Perfetto. Ok, una volta fatta questa operazione andiamo in abbattitore. Vabbè, a casa sicuramente non l'avete. Andate in congelatore per 5-6 ore. E dopo 5-6 ore sarà pronto. Noi per velocizzare i tempi già l'abbiamo pronto uno. Naturalmente noi già l'avevamo pronto, per motivi di tempo ovviamente. Comunque a casa dopo 5-6 ore il congelatore sarà pronto, avete questo effetto. Inoltre già potete lasciarlo pronto quando volete, quando avete voglia di fare un sorbetto lo tirate fuori e lo potete usare al momento. Ora andiamo a prendere il nostro mini thinner. Allora, questo qua. Vedi i cubetti che ti dicevo prima, piccoli, se no dopo quando vado a frullare trovo difficoltà nel frullare tutto. Ma come potete ben vedere, vedete, è morbido perché lo zucchero anche in congelatore non fa congelare. Per questo serve anche lo zucchero, eh? Certo. Nel frattempo ti collego questa. Sì. Si okay. Sente proprio la fragola? Micidiale. Andiamo a mettere questo. Quando la frutta di stagione è inutile, si sente? E andiamo a frullare. Come puoi iniziare a vedere, ora già si sta formando il sorbetto. Solo che ci manca un altro po'. Troppo e ci siamo. A questo punto aggiungiamo un goccio di vodka per dare esaltare ancora di più il sapore. Ultima frullata e ci siamo. Così adesso fa anche la cremina. Diventa ancora più crema. Perché l'alcol anche va a rigenerare il prodotto. Soprattutto dà una buona aroma. Ok, esatto, e ci siamo. Cucchiaio. Se avete bambini a casa, invece di aggiungere la vodka, potete aggiungere della panna montata alla fine. Vedi la crema che si crea? Tipo sorbetto. Perfetto. Andiamo a impiattare la nostra coppa. Perfetto. La nostra fragolina che abbiamo lasciato prima. Un po' di mentuccia. Che ci sta benissimo. Ed è pronto. Il sorbetto fatto in casa alle fragole.